Un caro saluto a tutti, bambini e bambine. Oggi parleremo della terza parte della storia dei Romani, in particolare del controllo del territorio, dell'esercito invincibile, delle riforme dei Gracchi, di Giulio Cesare e della fine della Repubblica. La grande estensione delle terre conquistate da Roma presentò subito un problema: come controllare tutti i territori, anche quelli più distanti. Il problema venne risolto con la costruzione delle strade. La strada romana più antica e famosa è la Via Appia. Essa fu fatta costruire nel 312 a.C. e collegava Roma a Capua. Seguì la costruzione di altre strade, come la via Flaminia che collegava Roma a Rimini, la via Emilia che da Rimini conduce fino a Piacenza, e questa via favorì gli scambi commerciali tra l'Italia centrale e le fertili terre della pianura padana. Roma non avrebbe potuto conquistare un territorio così vasto senza il suo esercito invincibile. L'esercito di Roma era organizzato in legioni, gruppi di circa 5.000 soldati, detti appunto legionari. I legionari erano suddivisi in fanti, che costituivano la maggioranza e combattevano a piedi. Poi c'erano i cavalieri, cioè i soldati a cavallo. A capo della legione c'era un generale. L'addestramento dei legionari durava 6 mesi, durante i quali si imparava la dura disciplina militare. L'uso delle armi e la realizzazione di formazioni di combattimento, come la cosiddetta testuggine. La testuggine era la formazione in cui i soldati disponevano gli scudi in modo da formare un'unica barriera, che appariva come la corazza di una tartaruga. Il servizio militare durava 20 anni. Al termine, i soldati ricevevano delle terre da coltivare a ridosso dei confini con i nemici, per garantire la presenza di militari in caso di rivolta. Le continue vittorie dell'esercito fecero arrivare a Roma enormi ricchezze, che però rimanevano un privilegio di patrizi. I plebei che partivano per prestare servizio nell'esercito erano costretti a lasciare le loro terre. Al loro rientro le trovavano incolte e improduttive, e così dovevano venderle ai patrizi, che diventavano sempre più ricchi e proprietari di latifondi, cioè grandi estensioni di terre coltivabili. Sempre più contadini, ridotti in povertà, giungevano a Roma affamati e in estrema difficoltà. Nel 133 a.C., il tribuno della plebe Tiberio Gracco fece approvare una legge che proponeva una più giusta distribuzione delle terre. I patrizi si opposero e Tiberio fu ucciso. Alcuni anni dopo, il fratello Caio Gracco propose una nuova legge agraria, ma anche lui fu ostacolato. E questa legge non fu mai applicata. I contrasti tra patrizi e plebei aumentarono e si crearono due gruppi contrapposti: i popolari, guidati da Caio Mario, che insistevano nella proposta di ridurre le terre dei patrizi a vantaggio dei plebei, e gli ottimati, con a capo Lucio Cornelio Silla, che difendevano gli interessi dei patrizi. Ne scaturì una guerra civile e nell'82 a.C. Silla riuscì ad avere la meglio e si fece nominare dittatore a vita. I patrizi così rafforzarono il loro potere. Alla morte di Silla, il governo di Roma fu diviso fra le persone più influenti del tempo: i due consoli Gnaeo Pompeo e Licinio Crasso e il generale Giulio Cesare. Giulio Cesare proveniva da una famiglia non particolarmente ricca, ma di origine patrizia. Era un grande generale e un politico molto abile.
Il patto tra questi tre importanti uomini fu chiamato triumvirato, che significa appunto governo di tre uomini. Nel 59 a.C. Giulio Cesare divenne console e si fece affidare il comando dell'esercito per sottomettere la Gallia. Ci riuscì, sconfiggendo i Galli guidati da Vercingetorige, e la Gallia divenne una provincia romana. Dopo questa grande vittoria, Giulio Cesare marciò con l'esercito verso Roma per sfidare Pompeo. Ci riuscì e lo sconfisse e si fece nominare dittatore a vita. Era il 46 a.C. Contrariamente a Silla, Giulio Cesare fu un dittatore molto amato dal popolo perché realizzò le riforme che da anni la plebe chiedeva. Quindi distribuì le terre alle famiglie più bisognose e ai militari in pensione, diminuì gli affitti delle case e realizzò importanti opere pubbliche per dare lavoro a tanti disoccupati. Questa situazione finì per creare invidie e preoccupazioni tra i nemici di Cesare e alcuni senatori decisero di organizzare una congiura. Il 15 marzo del 44 a.C. Giulio Cesare venne ucciso con 23 pugnalate nell'aula del Senato. A Cesare successe Ottaviano, suo figlio adottivo. Ottaviano fu contrastato da Marco Antonio, un importante generale dell'esercito, ma riuscì a sconfiggerlo e ottenne tutte le principali cariche previste dalla Repubblica. Divenne proconsole, cioè capo di tutte le province romane. Divenne tribuno della plebe e pontefice massimo, cioè capo religioso. L'epoca della Repubblica era terminata e cominciava quella dell'Impero. Era il 27 a.C. La nostra lezione sulla terza parte dei Romani termina qui. Vi ringrazio per aver guardato il video. Mando un caro saluto a tutti e bambini e bambine, ci vediamo per la quarta parte. A voi tanti bacini dalla maestra Maria.